Bene. Buonasera a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio, come solito con l'appello dei presenti, prego dottoressa Meli. Salvarani, Imperato, Scirpoli, Ciribanti, Brioni, Licon, Bosi, Andretti, Savazzi, Soffiati, Tellini, no. Sì, no. Pasotti, Paloschi, Voi, Freddi, no. Salvaterra, no. Bindini. Va bene, sedute valide. Prima di iniziare informo come al solito che è videoregistrata la seduta con inquadratura fissa e panoramica, per cui non ci sono primi piani e il pubblico non è ripreso. I consiglieri sono invitati, come sempre, a parlare nel microfono per la registrazione audio. Dunque passiamo al primo punto, l'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29 giugno 2017. I verbali erano naturalmente agli atti e pubblicati nei giorni scorsi. Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Qualche intervento? No. Se non ci sono interventi, metto in votazione il primo punto dell'ordine del giorno. Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29 giugno 2017. Chi è favorevole? Alzi la mano. Beh. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Scusa, non si era visto. Allora, 9 favorevoli. E 2 astenuti. Bindini e Pasotti. Esatto. Secondo punto, comunicazioni del sindaco. Io volevo in questa circostanza che il Consiglio di Porto dedicasse un minuto di silenzio in ricordo purtroppo delle due ragazze che una settimana fa, giusto tra la notte di giovedì e venerdì, sono decedute nel nostro comune, nella nostra concittadina, e tra l'altro purtroppo sono stato raggiunto circa un'ora fa da una telefonata da parte del sindaco prima di Virgilio e poi della Gazzetta di Mantova, che mi hanno segnalato che un altro nostro concittadino, Antonio Venturelli, non ho capito la dinamica, ma credo sia stato anche lui vittima di un incidente stradale a Borgo Virgilio. Quindi, ecco non so sinceramente molto di più, perché appunto mi ha telefonato Beduschi e subito dopo la Gazzetta Romani per chiedermi questa cosa, perché hanno difficoltà a prendere contatti purtroppo con la famiglia. È un nostro concittadino che, da quello che ho capito, abita in via Aldo Moro, però ecco, sono ancora notizie non sufficientemente chiare. Ecco, comunque è un dato di fatto che è successo questo ulteriore incidente a Virgilio, Borgo Virgilio. Quindi ecco, io vi chiederei di dedicare un minuto in silenzio a queste persone che purtroppo ci hanno lasciato. Per quanto mi riguarda, invece, volevo informare il Consiglio Comunale
che il gruppo consigliare Sinistra Ecologia e Libertà, SEL, rappresentato dal consigliere Francesco Imperato, ha comunicato nei giorni scorsi che il nome del gruppo viene integrato con la dicitura Sinistra Italiana, per cui il gruppo consigliare diventerà la dicitura completa Sinistra Ecologia e Libertà, Sinistra Italiana, per dovere di informazione. Bene, passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, variazione di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000, del bilancio di previsione 2017-2019. La parola all'assessore Boccanera. Buonasera, stasera siamo chiamati a deliberare in merito alla variazione di bilancio e come da previsione di legge a verificare gli equilibri economici del nostro comune entro il 31 luglio di ogni anno. Come da documentazione a vostre mani si propone di variare il bilancio prevedendo le seguenti modifiche in entrata, delle quali evidenzio quelle più significative. Recupero evasione IMU e TASI per 18.780 euro in positivo, determinando lo stanziamento di complessivi 238.780. Recupero evasioni e sanzioni stradali più 3.500 euro per complessivi 22.000. Accoglienza stranieri più 20.000 con previsione di contestuale spesa. Contributo statale compensativo per i comuni colpiti dal sisma più 63.806 euro, entrata riproposta sul bilancio pluriennale da prevedere sino al 2020. Contributo regionale Nidi gratis più 6.110 per complessivi 56.000 da utilizzare per i contributi da versare agli utenti del nido. Previsto rimborso assicurativo nubifragio dell'agosto del 2016 più 102.339 che finanzierà maggiori spese di investimento. Ulteriore utilizzo d'avanzo d'amministrazione euro più 55.000. Contributi per manifestazioni culturali più 7.000 euro proventi da Atea e COP. Rimborso personale distaccato più 8.334 euro, che dal 2018 diventa di euro 28.660, convenzione questa della dipendente presso di noi e in condivisione col Comune di Viadana. Per contro, in diminuzione le seguenti entrate arrotondate al migliaio di euro. Meno 2.000 euro diritti di segreteria cimiteriali, meno 2.000 euro diritti carte d'identità, meno 24.000 entrate servizi scuola, meno 4.000 euro diritti fotovoltaico GSI, meno 30.000 euro rimborso assistenza domiciliare riproposta sul pluriennale. Sul fronte della spesa sono state previste molteplici riduzioni di importo non rilevante, mentre sono state aumentate le previsioni riguardo stipendi e IRA polizia locale più 8.750 euro per complessiva spesa di euro 321.000 per assunzione vigile a tempo determinato. Contributi libri dopo scuola più 7.000 euro per complessivi 66.000 euro. Assistenza agli inabili indigenti più 3.000 euro per complessivi 93.000. Spesa convenzione ASE servizi sociali più 4.300. Maggior spesa per utenza palestre alle associazioni più 19.000 per complessivi 111.722. Miglioramento segnaletica stradale più 13.000 per complessivi 23.000. Fondo per il miglioramento come da contratto collettivo nazionale di lavoro della produttività dei dipendenti più 5.000 per un totale di 59.000 euro. Manutenzione straordinaria edifici comunali più 40.000, tetto bocciofila, più 45.000, progetto ampliamento porto emergenza, più 10.000 servoscala alloggi Erpa Mantovanella, più 12.000 euro bagni cimitero Santa Maddalena, manutenzione straordinaria verde pubblico più 35.000, manutenzione strade marciapiedi più 5.000, finanziate da introiti assicurativi del nubifragio, contributi a nuovi insediamenti produttivi meno 12.000 per residui a 8.000 euro. L'entrata per il risarcimento assicurativo per il fortunale dello scorso anno viene utilizzato per finanziare, appunto, come si diceva prima, spese di investimento,
che sono 40.000 per la manutenzione straordinaria di vari edifici comunali, 12.000 per la manutenzione del servoscaldo degli alloggi comunali, 10.000 per la manutenzione straordinaria dei cimiteri, in particolare dei bagni del cimitero Santa Maddalena, 35.000 per interventi sul patrimonio arboreo dell'ente e sul verde pubblico, 5.000 per la manutenzione dei marciapiedi. Altre spese di investimento vengono finanziate con avanzo d'amministrazione. 45.000 vengono destinate alla riparazione del tetto della bocciofila e euro 10.000 sono destinate alle spese di progettazione dell'ampliamento della sede di porto emergenza. Dopo questa variazione l'avanzo complessivamente applicato risulta di essere di euro 684.000. I revisori esprimono parere favorevole raccomandando il monitoraggio dell'entrata del codice della strada, dell'andamento dei residui e che l'equilibrio corrente è raggiunto grazie alle entrate da quota di proventi a costruire per euro 200.000, introitati come da comunicazione dell'ufficio tecnico per 294.000 ed impegnati per 240.000 al 17 luglio. Grazie. Bene. Prego, chi vuole intervenire su questo? Voi? Dai dati che vengono evidenziati in questo primo assestamento di bilancio emergono poste già commentate nel precedente Consiglio Comunale, fra le quali la voce sanzione del codice della strada, che ad oggi vede un incassato di euro 35.306 a fronte di una previsione di euro 274.000, che al netto relativo fondo è pari 230.000. Diventa ora assai difficile immaginare come si possa pensare di finanziare con questa voce i famosi 89.000 euro da destinarsi alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica, operazione propedeutica all'installazione e gestione dell'aggiornamento del sistema di videosorveglianza del nostro comune. Infatti solo il 50% dell'incassato di questo capitolo può essere destinato per spese non finalizzate. Pensate che addirittura si è dovuto ricorrere a finanziare con entrata corrente per euro 12.956,70 la manutenzione della segnaletica stradale, che dovrebbe essere invece coperta dal capitolo in questione. Tale operazione ha poi provocato un danno al cittadino, che vede sottrarsi delle risorse che sarebbero da destinarsi da parte del Comune all'attivazione di nuovi servizi, oppure migliorare e rendere meno costosi quelli presenti. Noti inoltre maggiori previsioni di spesa per euro 19.000 per consumi energetici, luce, gas, acqua, delle palestre comunali. A consuntivo 2016 questo capitolo di spesa montava euro 87.722, mentre previsionale 2017 ora passa a euro 111.722, con una maggiorazione di spesa pari a euro 24.000. A questo punto è evidente che maggiori risorse in termini di investimenti per risparmio energetico devono essere stanziate proprio su questi immobili, mentre invece a riguardo ben poco vediamo destinato. Altro dato che notiamo con incassato pari a zero è quello relativo alla monetizzazione delle aree, risorse che erano destinate essenzialmente all'asfaltatura delle strade, che quindi ad oggi non è possibile fare. Ci auguriamo che tale somma non venga, magari, l'anno prossimo destinata ad altro, perché sappiamo che più strade e marciapiedi versano in uno stato di evidente degrado, con possibili ripercussioni sia sulla sicurezza stradale che quella dei pedoni. Dobbiamo altresì evidenziare che questo assestamento di bilancio è stato possibile grazie alle maggiori entrate di parte corrente per euro 63.806,79, quale contributo statale compensativo a favore dei comuni colpiti dai eventi sismici, valido per gli anni dal 2017 al 2020. Capite che anche in questo caso bisogna lavorare per ridurre la spesa corrente, per non ritrovarci nel 2021 con difficoltà di copertura della stessa. Inoltre non riusciamo a capire perché debbano essere destinati 10.000 euro dell'avanzo di bilancio pregresso per spese di progettazione preliminare riguardante l'ampliamento dell'attuale sede di porto emergenze. Infatti non dobbiamo dimenticare che è stato ampliato l'organico dell'ufficio tecnico proprio per fare in casa e quindi risparmiare queste prime progettazioni, mentre ora anche per un preliminare ci rivolgiamo all'esterno. Oltre a ciò non posso sottacere e chiedere dove si pensa di trovare le risorse per fare questa realizzazione e quanto in linea di massima si pensa di spendere, anche perché un ordine di grandezza al riguardo non si può non avere. Noto che sta diventando un'abitudine di questa maggioranza prevedere soldi in spese per progetti, per opere costosi, quale la sala polivalente, che sappiamo essere del costo di euro 1.150.000, senza indicarne però le fonti di finanziamento, che a questo punto chiedo e pretendo sapere per entrambi i progetti.
Infatti non si può sottacere, e rimango sorpreso, che è stato dato, che è stato già dato mandato all'amministrazione provinciale di preparare la gara per l'individuazione della progettista della sala polivalente. Peccato però che ancora oggi non abbiate variato il piano opere pubbliche e, ripeto, individuato relative fonti di finanziamento. Da ultimo riscontro che a fronte di prevedibili introiti per euro 102.339, quale rimborso dell'assicurazione a fronte dei danni da patrimonio del comune dovuti al fortunale 2016, si stima destinarne per 35.000 euro alla manutenzione straordinaria del verde pubblico, quali potature e alberature, siepi, immagino però non oggetto della convenzione in essere con ASEP S.p.A., che riguarda disciplina in modo chiaro la manutenzione del patrimonio arboreo del nostro comune. A tal riguardo la convenzione, ad esempio al punto C, dice testualmente: la società dovrà provvedere alla messa a dimora di fiori annuali e cespugli, alla scerbatura di erbaci infestanti, alla pulizia, irrigazione, alla concimazione e al trattamento antiparassitario delle uole e delle ciotole elencate al punto 3 dell'allegato A alla presente convenzione. Questo allegato, tal riguardo al punto 3, fa un elenco piuttosto lungo di aiuole fiorite e ciotole, ad esempio aiuole con rose per Imto Parco via Manzoni, aiuole con rose via Ottone, via Svevo, via Picasso e Rondò. A questo punto, per via Ottona, mi attendo che a stagione favorevole, a spese di ASEP SRL, vengano posti a dimora nuovamente gli arbusti dove ora si vedono solo sassi di copertura. Infatti, come tutti sappiamo, è stato variato in diminuzione l'importo della convenzione delle aree verdi, ma non è stato toccato il contenuto al quale la società deve attenersi. Purtroppo non vedo ancora oggi fondi per il rifacimento dell'intera copertura del nostro municipio, anche questo lavoro urgente, al pari immagino di quello per il rifacimento e la copertura dell'edificio comunale di Vito Bocciofila. Per ultimo, sempre con parte di questi fondi derivanti dall'assicurazione, ovvero 5.000 euro, si pensa di fare della manutenzione a piazze di resistenza, ma anche queste risorse sono veramente poche rispetto alla situazione in essere, peraltro sempre in peggioramento di tale piazza, visto che si permette il transito e la sosta ad autoveicoli e furgoni durante il mercato contadino, su piazza pedonale progettata solo per portare i pesi e non certo quelli a cui ora è soggetta. Più volte sono intervenute il merito, ma purtroppo sempre inascoltati, ora il risultato è sotto gli occhi di tutti. Altri interventi? Assessore Ghizzi, per alcuni chiarimenti. Ci sono alcune cose che vanno ovviamente chiarite. Allora, per quanto riguarda la tracciatura orizzontale, quindi il rifacimento della segnaletica orizzontale, è sempre stata finanziata in spesa corrente, quindi non è una novità il fatto che lo sia anche stavolta. Chiaramente, diciamo, era prevista la fonte di finanziamento era prevista come introito dal codice della strada, chiaramente le entrate tardano a venire, quindi abbiamo dovuto per una parte della segnaletica trovare una fonte di finanziamento diversa, ma il fatto che sia in spesa corrente non deve stupire nessuno, tantomeno il consigliere Voia. Questa è la prima cosa. La seconda cosa riguardo le fonti di finanziamento delle opere, chiaramente a tempo debito, le opere, diciamo, troveranno corretta fonte di finanziamento e sarà variato il piano triennale per quelle che supereranno i 100.000 euro, per cui il problema al momento non esiste. Per quanto invece riguarda la manutenzione del verde da parte di ASEP, come correttamente il consigliere Voia ha letto, ASEP ha la manutenzione ordinaria del verde, non la straordinaria, e il fatto che debba piantare dei pianti fiori e arbusti annuali significa che hanno un ciclo di vita che dura un anno, quindi non sono le rose, sono fiori, diciamo, che venivano messi agli incroci piuttosto che nel prato che c'è tra i due palazzini del comune, quindi sono interventi diversi rispetto alle potature straordinarie a cui noi vogliamo dar seguito o alla rifacimento / sistemazione straordinaria dei roseti, quindi stiamo parlando di risorse che andranno alla manutenzione straordinaria del verde, non all'ordinaria, diciamo, a cui è tenuta ASEP. Qui sono chiarimenti, diciamo, che non credevo di dover fare al consigliere Voi, ma comunque è corretto, diciamo, è corretto farli, ecco. Quindi ci sono altri interventi? Prego.
Voi. Beh, che sia spesa corrente, anche il discorso delle multe, questo lo sappiamo come introito, cioè praticamente cosa succedeva fino ad oggi, che con il ricavato delle multe si andavano a finanziare le spese che sono state dette prima, però nel primo semestre ci sono stati problemi chiaramente all'apparato di rilevamento delle multe e questo è un dato oggettivo effettivamente, e con quegli introiti si andavano poi a pagare tutto quello che era il discorso della sicurezza sulle strade, questo non è avvenuto, quindi cosa si è dovuto fare? Si sono prese altre risorse, ma non queste, perché non c'era materialmente, ma si doveva intervenire prima per risolvere il problema sui autored o quant'altro. Per quanto riguarda poi il discorso dei fiori annuali, la convenzione qui sotto, che ho qui con me, dice la società dovrà provvedere alla messa in dimora di fiori annuali e cespugli, non fiori e cespugli annuali. Dice chiaramente fiori annuali e cespugli, quindi una cosa a parte, perché le parole come sono scritte vanno anche lette. Questo è quello che c'è scritto in convenzione. Se si vuole poi interpretarli in modo diverso, allora ci dovrebbe essere il discorso finale, ma così non è. Poi, per quanto riguarda il discorso delle risorse, ritengo invece che sia basilare e cominciare a intraprendere una progettazione sapendo già dove andare a prendere le risorse, ma che io francamente non ho mai visto fare un progetto, dare corso a un progetto e dire vabbè, poi dopo vedremo dove prendere risorse, anche perché qui si parla già di progettazione esecutiva definitiva e anche già di definizione di chi dovrà fare il progetto. Mi viene a dire, signor assessore, che dopo vedremo, no, prima vediamo e poi andiamo a dare eventualmente gli incarichi di progettazione. A casa mia si fa così, prima si trovano i soldini, come in tutte le case, e poi si fanno le cose. Qui si vuole invece fare esattamente l'opposto, vabbè, ma per scusi, e questa è una scelta vostra, ma io fino adesso non ho mai visto fare una scelta così. Scusi, ma lei ha visto l'incarico al progettista? Prego. Lei ha visto l'incarico al progettista? È stato dato o no incarico all'amministrazione provinciale di dire di andare a cercare di selezionarlo, l'incarico al progettista non c'è. Di selezionare, per selezionare e quindi cosa significa? E quindi cosa? No, lei trae delle conclusioni che non sono corrette. Ah, certo, significa che non è vero, allora si andrà a fare questo. Ah, ho capito. L'incarico al progettista. Allora, guarda. Ah, selezionare un incarico, come scusi. Prima la parola era diversa scusi. Da quella. No, lei gioca anche talmente in maniera talmente banale sulle parole che è più facile. No, di banale, sì, signor assessore, sì. Non faccio niente, non mi permetto di dire a lei del banale o quant'altro, io ho letto solo delle cose che sono scritte in convenzione, niente di più. Cosa sto parlando adesso dell'incarico? Cerchiamo di parlare una volta, per favore, scusate. Ascolti, l'incarico al progettista non c'è, la procedura prevede che si chieda alla provincia, ok, perché aspetta la provincia, di avviare la selezione, ok? L'incarico verrà dato dopo, diciamo, la selezione, quindi non c'è nessun incarico. Parlavo di selezione, scusi, se non mi sono capito. Lei ha parlato di incarico. No, ho sbagliato, ho sbagliato il termine. Mi ha detto che avete dato mandato alla provincia di andare a trovare il progettista. Questa è la verità. Quindi, prima di fare quello, occorre anche destinare, capire dove sono le fonti di finanziamento, come in tutte le cose. Mi verrete dire che le troverete dopo, e vabbè, questa è la prima volta che vedo un'operazione del genere, francamente. Va bene, ci sono altri che devono intervenire? Questo? Se non ci sono altri interventi, io passo alla votazione. Per fare dichiarazione di voto? Prego. Anche prego perché vedo questa sera i presenti della maggioranza non sarebbero, se noi come minoranza dovessimo andarcene questa sera, in base al numero legale che c'è qui, non passerebbe praticamente l'assestamento di bilancio. Questo è, penso che sia una cosa da evidenziare, in ogni caso, ma noi per senso di responsabilità saremo qua e stiamo qui questa sera, abbiamo discusso e faremo la nostra presenza per senso di responsabilità, per dare la possibilità a questa amministrazione di fare l'assestamento di bilancio. Quindi noi stasera siamo qui presenti, noi voteremo contro come lista per le motivazioni che vi ho detto prima, ma per senso di responsabilità abbiamo fatto questa scelta qui questa sera. Sì. Ci prendo atto del senso di responsabilità della minoranza, però lo so per completare, diciamo, il ragionamento, che è vero che la maggioranza questa sera non avrebbe il numero legale da sola, però è anche vero che comunque il regolamento consente, nell'eventualità che non ci fosse il numero legale, di convocare in seconda convocazione il Consiglio con un numero legale inferiore e procedere comunque. In ogni caso prendo atto della disponibilità dei consiglieri e li ringrazio per, certamente, io no, è solo per completare il ragionamento. L'ho riconosciuto, mi pare. Sì. Bene, passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione del punto numero 3.
variazioni di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000, bilancio e previsione 2017-2019. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? 4. Astenuti? Mi pare non ce ne siano. Si vota anche per immediata eseguibilità del punto. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto numero 4. Approvazione della convenzione per il trasferimento alla provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante per la fornitura di segnaletica progetto dorsale cicloturistica Garda Mincio Po. Assessore Ghizzi, prego. Sì, allora, sul finire dello scorso anno, precisamente il 29 di dicembre, il Comune di Porto Mantovano ha aderito all'accordo di partenariato che coinvolge la provincia di Mantova e altri 14 comuni per la realizzazione di un intervento che tende alla valorizzazione e al miglioramento della fruibilità e dell'utilizzo delle ciclovie Garda Mincio Po. La progettualità complessiva prevede la realizzazione di un intervento di fornitura e posa di segnaletica informativa turistica lungo la dorsale cicloturistica Garda Mincio Po, in base al progetto approvato con delibera di giunta il 18 gennaio del 2017. La provincia di Mantova ha coordinato il partenariato per la candidatura di questo progetto al finanziamento regionale e il 12 di giugno è arrivata la conferma ufficiale che il finanziamento del progetto era diciamo realtà e che quindi il progetto poteva partire. Quindi a seguito di questa comunicazione la provincia si è proposta come coordinatore per l'intervento di realizzazione diciamo, del progetto stesso. Quindi sostanzialmente con questo atto noi approviamo lo schema di convenzione che trasferisce alla provincia la funzione di stazione appaltante per la fornitura e posa in opera della segnaletica, che era la parte del progetto nel quale era coinvolto il Comune di Porto Mantovano, e diamo atto che sul bilancio 2017 del Comune è presente la cifra del cofinanziamento che spettava al Comune. D'accordo. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Prego, Pasotti. Una semplice raccomandazione, visto che la delibera dice anche di impegnarsi ad individuare un responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente alla parte di competenza del proprio territorio. Di vigilare e fare in modo affinché questa segnaletica che verrà appunto installata sul territorio di Porto Mantovano, ma penso che sarà uniforme comunque per tutto il territorio interessato, sia, non so come dire, davvero ben leggibile, ben comprensibile anche dai turisti stranieri che passano molto frequentemente nelle nostre zone, perché attualmente, non so se vi capita insomma di così percorrere le ciclabili o del nostro territorio o comunque anche sulle strade normali, tante volte sotto questi cartelli delle ciclabili si vedono cicloturisti con le cartine che si domandano, si interrogano perché effettivamente anche per noi che siamo siamo della zona, non sempre sono comprensibilissime. Ecco, quindi benvenga appunto la partecipazione a questo progetto, e ecco, però con l'attenzione a fare in modo, una volta che si fa questo lavoro, di farlo anche bene sotto questi aspetti. Ecco, può sembrare una banalità, però insomma non lo è. Ecco, quindi una semplice raccomandazione. Grazie. Prego. Ci sono altri che vogliono intervenire? Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto numero 4, approvazione della convenzione per il trasferimento alla provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante per la fornitura di segnaletica, progetto dorsale cicloturistica Garda Mincio Po. Chi è favorevole? Alzi la mano. Unanimità mi pare. Contrari? Sì, unanimità. Contrari mi pare nessuno, astenuti nessuno.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. A unanimità. Passiamo al punto numero 5. Legge regionale 10 marzo 2017, numero 7. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, adempimenti ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2,8 della medesima legge. La parola all'assessore Ghizzi. Allora, la Regione Lombardia, con una legge del 10 di marzo, promuove la possibilità di recuperare vani e seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale, subordinando però l'applicazione della legge all'approvazione di un'opportuna delibera consiliare con la quale i comuni possono prevedere o meno l'esclusione dal recupero dei seminterrati ubicati in parti del territorio da tutelare a livello paesistico o idrogeologico. Con la delibera che noi mettiamo in votazione ora, il Comune di Porto intende avvalersi di questa possibilità, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario e peraltro previste dal nostro regolamento locale di igiene, no? Agli articoli 363 e 364. Prima della legge regionale il regolamento di igiene impediva la trasformazione dei seminterrati in residenza per questioni di salubrità, ecco, quindi nel solco di quella indicazione, diciamo, riteniamo che le ragioni igienico-sanitarie sussistano anche adesso. Oltre a queste ragioni ci sono anche quelle di sicurezza legate al gas radon che, diciamo, da uno studio che è stato effettuato su tutto il territorio italiano individua la Lombardia come la regione, diciamo, a più alto rischio da questo punto di vista, e in terza battuta, ma non per ultime, diciamo, ragioni di tipo di assetto idrogeologico del nostro comune, che presenta fenomeni diffusi di limitata soggiacenza della falda freatica, con rischio, soprattutto nelle stagioni più piovose, che i seminterrati vadano sotto, diciamo, è già capitato, ovviamente lo sapete, ma anche che la falda stessa sia contaminata, perché chiaramente a seconda di quello che ho io nei seminterrati, diciamo, questo può capitare. La legge, oltre a dirimere questa questione legata ai seminterrati, introduce anche una cosa totalmente slegata dalla questione dei seminterrati, però evidentemente hanno approfittato di questa legge per infilare anche questa cosa qui, e cioè la disciplina della modalità di calcolo della superficie lorda di pavimento per le strutture ricettive alberghiere, prevedendo che dal calcolo della che non c'entra nulla con i seminterrati, prevedendo che dal calcolo della stessa vengano esclusi i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi, ai piani delle camere, i portici e le logge. Okay, quindi con l'approvazione di questa delibera approviamo anche un allegato che sarà interamente trascritto nelle norme di piano del nostro PGT, che introduce, diciamo, questa eccezione, cioè il fatto che per le strutture alberghiere ricettive nel calcolo della superficie lorda di pavimento non entrano questi vani, diciamo, di cui parlavo prima. Ecco. D'accordo, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Prego, Pasotti. Non ho capito bene, voglio chiedere un chiarimento. Per esempio, rispetto ai seminterrati che vengono utilizzati come garage sotterranei, cosa vuol dire? Che se quella non viene considerata, non so come dire, superficie occupata, adesso c'è un termine giusto che non mi ricordo, vabbè, lo stesso, vuol dire che il proprietario non paga l'IMU volevo cercare di capire dal punto di vista della ricaduta di questa norma che cosa può significare. Perché allora è sufficiente non dare l'abitabilità, penso, no? A tutte quelle situazioni per i motivi appunto che hai elencato di igiene, di salubrità, la presenza del gas radon, eccetera. Sì. Ecco. Se il Comune non esercitava, diciamo, questa opzione che era prevista dalla legge, sarebbe stato possibile tramutare un seminterrato in una residenza, in una stanza dove poter risiedere con una semplice scia, diciamo, e quindi senza sarebbe stato possibile, mentre invece fino alla legge il nostro regolamento di igiene giustamente, no, impediva di trasformare un seminterrato in residenza, in luogo dove risiedono, okay?
Ok, il discorso dei garage, poi gli effetti sull'IMU sono legati alla destinazione d'uso, diciamo, del locale, ma quello che disciplina questa norma qui è il fatto che, ovviamente, nel momento in cui il comune esercita l'opzione, ok, il fatto che il seminterrato non può diventare una residenza, ok, e neanche un ufficio. Chi ha il garage continua ad avere il garage. Sì, voi. Sì, in effetti le due cose sono distinte una dall'altra, ed è proprio per questo che io mi sarei aspettato effettivamente due delibere di approvazione, una in modo specifico per quanto riguarda il discorso di sottoscala e quant'altro, e l'altra invece specifica per quanto riguarda invece il discorso della superficie, superficie lorda di pavimento, effettivamente, perché poi la delibera cosa dice? Dice di disporre ai sensi gli effetti dell'esclusione di tutto il territorio comunale e di approvare invece quanto riguarda il discorso delle superfici lorda calpestabile, no? Quindi sono due oggetti effettivamente diversi, quindi mi sarei aspettato due delibere diverse, perché effettivamente anche in questo caso quando si va ad approvare si approvano due cose, non è che se una si dispone e l'altra si approva, cioè si approva sia una che l'altra, e quindi chiaramente secondo me andranno fatte due delibere distinte e a quel punto lì andremo approvato singolarmente i due oggetti. Sì, allora questa cosa che dice il consigliere Voi è corretta, nel senso che ci sono comuni che hanno fatto così, che hanno fatto le due delibere, e altri che non le hanno fatte. Noi ad esempio abbiamo preso a riferimento il comune di Sondrio, che ha fatto una delibera sola, l'ha fatta con questo criterio, diciamo, e quindi con il discorso dell'allegato alla delibera che viene in qualche modo approvato, per cui presumo che tutte e due le strade siano possibili, insomma. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto numero 5. Prego. Sulla motivazione del mio voto, che sarà contrario, perché che avete capito nel mio caso avrei preferito chiaramente le due delibere, in modo specifico di approvazione dei due oggetti singolarmente. Stessa cosa, perché concretamente io potevo essere favorevole su una cosa e estermia sull'altra, e questa cosa cioè, mi dispiace votare contro, però cioè, non mi sento neanche di votare a favore, ecco. L'altro non è opzionale, l'altro è obbligatorio. La norma, l'articolo 8,2, quello che scusa 2,8, quello diciamo non, articolo 2,8, quella non è un'opzione. Quella va recepita, quindi non c'è la possibilità di dire, cioè non dà discrezionalità al comune, quella va recepita, c'è scritto nella legge regionale che il comune deve recepire quella cosa, per cui quella lì era impossibile, cioè non c'era la possibilità di scegliere, solo nel primo caso, nella trasformazione del seminterrato era possibile scegliere, per cui era vincolante la questione. Va bene, se tutto chiaro passiamo alla votazione. Il punto numero 5, legge regionale 10 marzo 2017 numero 7, recupero dei vani locali seminterrati esistenti, adempimenti ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2,8 della medesima legge. Chi è favorevole alzi la mano. Sì. Chi è contrario? 4. Astenuti? Nessuno. Si vota anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. D'accordo. Bene, con questo si sono conclusi i lavori del Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.